Bella a tutti ragazzi e bentornati in questo nuovo video sul mio canale. Oggi siamo qui per un nuovo appuntamento di una nuova serie, parte la serie sul fantacalcio. Ho deciso di portare anche io qualche video sul fantacalcio e oggi sono qui per darvi le mie due certezze da prendere al fantacalcio dalla squadra Juventus e anche una scommessa. Vi porterò qualche video su questo tipo di argomento una volta a settimana, fatemi sapere ovviamente se mi piace. Detto questo, incominciamo subito. La prima è la certezza, ovviamente, Leonardo Bonucci. Motivi: al 90% sarà uno dei due difensori centrali titolare. Sarà sicuramente lui a fare coppia o con De Ligt o con Chiellini. Dipende sempre poi da Chiellini come sta lui fisicamente. Comunque al 90% sarà sempre lui uno dei due titolari fissi nella difesa 4 della Juventus. Qualche gol può farlo, la scorsa stagione ha fatto 3 gol. E comunque non si sa mai che magari ogni tanto qualche lancio che gli riesce bene può sicuramente portarvi a casa anche qualche assist. Per quanto riguarda le munizioni, ogni tanto sì, qualche munizione la prende, quindi magari qualche malus ve lo può portare, ma comunque è uno di quei difensori che vi garantisce praticamente sempre la titolarità ed è anche molto molto importante. Detto questo, passiamo subito alla seconda certezza. Eccola qui, la seconda certezza, stiamo parlando di Arthur. So che magari molti di voi mi diranno: ma l'abbiamo ancora visto giocare, non si sa se partirà titolare, ma io invece vi dico che sembra che dovrebbe essere lui il regista bianconero per questa stagione. Andrà a sostituire ovviamente Pjanic, che è andato a giocare al Barcellona. È un giocatore che comunque ci si possono aspettare sia assist ma anche qualche gol. I suoi numeri in Liga Spagnola con il Barcellona ci dicono 3 gol e 3 assist, quindi un totale di 6 volte che magari ha portato un bonus in 21 partite, quindi non male. Può portare sicuramente qualche gol e qualche assist, ogni tanto qualche bonus lo può portare, ma e vi andrebbe a garantire proprio un giocatore titolare da mettere sempre a centrocampo, quindi sicuramente una certezza da poter andare a prendere per il vostro fantacalcio nel reparto di centrocampo. Detto questo, passiamo alla mia scommessa per quanto McKennie, perché ragazzo giovane con un ottimo prospetto e che con Pirlo può crescere tanto, visto che Pirlo è stato uno dei più grandi centrocampisti italiani. McKennie nella conferenza stampa di presentazione ha detto che a Pirlo piace molto il suo stile di passaggio, quindi sicuramente può fare qualche assist. Le sue statistiche con lo Schalke 04 non ci dicono che lui è un giocatore che fa assist, perché ci dicono 28 presenze, 3 reti, 0 assist e 8 ammonizioni. 8 ammonizioni sono tantine e qui è un giocatore che sicuramente può giocare anche nella mediana, può fare il mediano, può essere molto duttile per quanto riguarda il reparto di centrocampo. Può, diciamo, giocare una buona parte di partite con la Juventus e quindi può fare bene. Qualche gol lo può fare ogni tanto perché comunque 3 reti l'ha messa a segno. Magari qua la Juventus cercherà di migliorare per quanto riguarda la finalizzazione e l'inserimento in area di rigore. Magari si può portare a casa qualche bonus. 8 munizioni, come ho detto prima, sono tante, però sicuramente può fare meglio, può cercare di diminuire per quanto riguarda le munizioni. Questa è la mia certezza per la Juve, fatemi sapere la vostra qui sotto con un commento. Lasciate un mi piace, iscrivetevi al canale, mi raccomando, molto molto importante. Noi ci becchiamo a un prossimo video, bella ragazzi!